Sì, ma tu sei... Torniamo un attimo sul tema principale della puntata, ossia questo imbarbarimento, a detta vostra, del linguaggio politico. Ma cosa significa? Voi adesso vi incontrerete, misure concrete, eccetera, eccetera, ma c'è la libertà di stampa e di espressione. Certo, comunque, non dimentichiamola. Elettori che svuotano le cassette Via del Mattino e gli inserzionisti. La libertà di stampa e di espressione è sacrosanta, nessuno chiede censure di nessun genere. Il problema è sapere se... E naturalmente nessuno chiede la chiusura del Mattino, questa è una sciocchezza. Quasi, il problema, quasi, sì. Ma figurati, il problema è quando... Il problema è quando il Mattino passa i limiti della minima decenza e si arriva a delle pagine razziste, che non ci sono sempre. Ci sono ogni tanto salta fuori, e ogni tanto salta fuori queste polemiche. Il problema sta lì. Allora, se Giuliano Bignasca, editore del Mattino, è capace di dire le cose che deve dire... con un tono che sta all'interno di questi paletti, nessuno gli dirà nulla, come nessuno dice nulla tu agli altri giornali. Tu non devi dire nulla, questo è il problema. Perché c'è la libertà di stampa e c'è anche la magistratura, venga a dirci che quello lì è un titolo razzista, punto a capo. Che cosa vuoi dire tu a me? Io voglio sempre dire... Che vado dire avanti a stampare il Mattino finché voglio. Che se il tuo limite è la magistra... Ma il mio limite... Io dico che questo è un povero limite. È un povero limite. Io devo sapere i miei limiti. Ma su questo punto, secondo lei, le istituzioni fanno abbastanza, secondo lei? Davanti a questi fenomeni le istituzioni rispondono in modo adeguato, Bertoli? Ma diciamo che le istituzioni, che sono tanti gli attori in questa questione, sono le forze politiche da una parte, i media hanno un loro ruolo importante, e poi ci sono anche le istituzioni più, non so, la magistratura dove può, ma la magistratura, come diceva ieri Pedrazzini, il Presidente del Governo, giustamente ha un limite, una soglia bassa, perché non possiamo limitarci a questo limite, cioè io non è che non porto via le cose perché altrimenti è furto, non porto via le cose degli altri perché non si fa, prima di tutto. Poi naturalmente se mi prendono è anche un furto, però prima di tutto ho un principio normale per cui io le cose non le porto via agli altri, se sono roba degli altri. Quindi non possiamo solo limitarci al codice penale. Io credo che ci sono vari tipi di intervento, c'è anche l'intervento per esempio degli inserzionisti, inserzionisti sulla questione, non tanto di quello che dice la Lega, ma di quando la Lega oltrepassa chiaramente questi limiti. E ci sono altri tipi di intervento possibile, naturalmente nel limite della libertà, che però non va abusata. Bene. Perché qui c'è la libertà, ma la libertà qui viene anche abusata. La vera cattiva notizia che devo dare a Bertoli: io il Mattino, i soldi per stampare il Mattino, ce li ho ancora almeno per 5 anni. Anche senza intenzionisti, hai capito? Bertoli, per 5 anni te lo devi sorbire. Vai avanti. Grazie. Vai avanti. Senta, Bignasca, ieri si è passati anche alla violenza. Lei non teme ancora altri atti violenti, magari anche più pericolosi o più forti per lei? Insomma, c'è stata questa reazione alle sue parole martire, della domenica. Io penso che quello che ho fatto ieri è una cretinata. Se però vogliono andare oltre quelli, allora ci difenderemo e penseremo di difenderci. Cosa intende lei per difenderemo? Ma in che modo? Ma lei crede che se sabato vogliono fare la manifestazione sotto il mio ufficio noi siamo lì bravi a vedere cosa succede? Lei si riferisce alla manifestazione dei Molinari per sabato? Ecco, non è, ma io non voglio litigare con i Molinari, perché i Molinari devono anche sapere che se i Molinari sono ancora giù lì da 10 anni è merito di Giovanni Canzani e di Giuliano Bignasca, così fra parentesi, no? Visto che noi siamo dei dittatori eccetera eccetera, io li ho sempre difesi. Penso che questa storia qui della manifestazione eccetera eccetera la facciano, ci sarà la polizia, ci saremo noi, ci difenderemo, ma non credo che arriveremo a toni molto alti. Secondo lei ci potrebbe essere un'escalation, Bertoli? No, io spero di no. Che... Adesso senza pensare necessariamente alla manifestazione di sabato, ma anche in altre occasioni. Spero proprio di no. Credo che tutti devono fare la loro parte, e in questa parte c'è naturalmente chi non deve commettere le cose che ha commesso domenica, no, quando è stato, questa notte, l'altra notte, ma naturalmente ci sta anche lui come editore del giornale. Ha una chiave lì dentro. Se non la usa, intenzionalmente, è una scelta sua. Però poi...
ripeto, se succedono delle cose dopo aver fatto delle provocazioni, quando le provocazioni sono chiaramente al di là dei paletti, quando chiaramente si va in un campo dell'inciviltà, diventa difficile. Diventa difficile. Quindi la colpa è che lì che hanno fatto potevano anche fare altrimenti. Ma lei non le sembra di essere un po' come il pastore americano Jones che provoca reazioni di violenza minacciando di bruciare il Corano? Ma scusa, lui ha minacciato di bruciare il Corano e gli afghani hanno bruciato gli indiani hanno bruciato delle chiese, insomma mi sembra che c'è un po' di differenza, se non riusciamo a capire questa differenza c'è un po'. Allora, lui ha minacciato e non l'ha bruciati, mentre da parte di là nel Panjwar o qualcosa del genere ha bruciato le chiese cristiane. Adesso mettiamoci un po' i pesi sulle cose. È come lui che diceva prima della guerra mondiale eccetera eccetera. Ma chi è andato a bombardare Dresda e Lipsia e facendo 100.000 morti in 2 giorni? Non sono mica andati Hitler e compagnia? 100.000 morti in 2 giorni. Vabbè. E chi ha buttato la prima bomba mondiale, la prima bomba atomica? Non credo che siamo qui a discutere della guerra. In effetti non stiamo facendo il lavoro, che è un elemento della guerra molto, molto avvicinando alla conclusione. Che la famosa iniziativa del PLR dei giovani, una pacca sulle spalle, mi sembra che tentano di fare un posto per mettere questi ragazzi un po' difficili, mi sembra di fare. Chiuso! Ci stiamo avvicinando verso la fine della trasmissione. I toni piuttosto discutibili di cui abbiamo parlato prima non si limitano solo al Ticino, ma vengono utilizzati anche a livello nazionale, certo, anche a livello internazionale. Certo. Questo imbarbarimento del linguaggio politico si sta realizzando a livello globale, quindi, secondo lei? È un problema generale, tant'è vero che lui faceva riferimento oggi a Sarkozy e alle sue uscite. Proprio oggi la Lega francese per i diritti umani ha condannato questa uscita di Sarkozy, questa decisione di Sarkozy. È un problema europeo e forse anche più che europeo. Però naturalmente noi qui siamo qui a fare la parte del Ticino, perché io sono responsabile di un partito in Ticino, non faccio un discorso più globale. Mi limito alle cose del Canton Ticino, per cui credo che anche in Canton Ticino, quando si passa al limite, questo debba essere segnalato. Un'ultima domanda, Bignasca. C'è anche chi dice che voi, che questi atti insomma deplorevoli di violenza di ieri facciano un po' il vostro gioco, che voi potete anche trarne beneficio per la campagna. Vi focalizzerete su questo tema, facendo un po' leva anche sulle paure della gente. Oppure no? Oppure no? Io penso che noi il nostro elettorato lo abbiamo. C'è gente che ci voterà e spero che ce ne siano molti che ci votino. Non vogliamo stravincere e questo, siamo già a non voler stravincere, poi vedremo. Un'ultima battuta, Bertoli, quando è che vi incontrerete con gli altri presidenti? Quando loro mi daranno un segnale, perché per adesso l'ho scritto io e non ho avuto nessuna risposta. Bene, allora noi continueremo a seguire questa vicenda, questo incontro, cosa salta fuori. Io vi ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione, a questa discussione interessante. Vi do l'appuntamento a domani, vi lascio in compagnia dei miei colleghi del Telegiornale. Buona serata, arrivederci.